Scenario pessimista, falso ritorno all'età dell'oro, prezzo del petrolio basso, successo dello shale gas, shale oil, ritorno al periodo d'oro degli anni 50 e 60 con energia a prezzi bassi, auto energivore e grosse cilindrate, auto pesanti e costose, gigantismo dei camion per autotrazione, scarso uso dei mezzi pubblici e ferrovie, domanda cinese e indiana soddisfatta con motori endotermici di tipo europeo e più risparmioso, rispetto ai prodotti energivori di tipo nordamericano V8, diffusione dell'ifestile energivoro in Cina ed in parte anche in India, accelerazione del climate change, sovrappopolazione, scarsità di materie, migrazioni e guerre finanziarie, ineluttabilità della terza guerra mondiale e ruolo dell'hard power e sue capabilities. Roger that. Scenario ibrido, surrogazione inerziale esplosiva. Prezzo del petrolio alto, scarso successo dello shale gas, shale oil, sostituzione del petrolio con la produzione di carburanti sintetici derivati dal carbone, abbassamento del prezzo dei carburanti nei paesi industrializzati, modesto efficientamento energetico di palazzi e case, lento sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte solare. In Europa, costanza dei consumi elettrici e di metano e gas, viscosità 1 del PIL europeo, 2 importazioni del comparto energetico, accentuazione nel mondo delle emissioni di gas ad effetto serra a causa di domanda cinese ed indiana, accelerazione del climate change, sovrappopolazione, scarsità di materie e migrazioni e guerre finanziarie, ineluttabilità della terza guerra mondiale, ruolo dell'hard power e sue capabilities, domanda di beni, servizi, energia, acqua eccetera in espansione in Cina e India, mobilità soddisfatta con utilitari e tradizionali e ibride di dimensioni piccole, grandi e economie di scala e dimensione e sfruttamento massivo dei carburanti sintetici derivati dal carbone, esportazioni verso i paesi ricchi, nascita di dazi e contingentamenti per bloccare la crisi dei produttori d'auto occidentali rispetto a quelli asiatici, lenta perdita di importanza dei paesi produttori di petrolio, rapida crescita di importanza dei paesi esportatori di carbone, lotta tra monete nelle varie nazioni e blocchi politico-economici per i saldi commerciali in scarsità di risorse, mantenimento del potere dei paesi petrolarabi e politiche di diversificazione finanziaria, che potrebbero favorire nuovi equilibri rispetto a quelli attuali nel commercio estero, massiva incidenza del climate change, crescente carbon tax sui carburanti fossili e loro derivati sintetici, norme anti-inquinamento per riscaldamento e blocchi traffico cittadino, lenta conversione dei produttori d'auto verso veicoli ibridi, espansione del segmento city car ibride a carburanti sintetici, elettriche e scarsa espansione delle fuel cell idrogeno auto sempre più efficienti, crescita dei chilometri barra litro, appesantimento dei debiti pubblici sia per costi indotti dai danni del climate change, in talune aree anche per cause di invecchiamento demografico, con inevitabili riflessi sul valore delle monete dei paesi e delle aree più indebitate, ulteriore causa di riduzione di approvvigionamento di materie prime, energie, rare earths, semilavorati eccetera, tranne per carbone barra carburanti sintetici eccetera, necessità di mitigazione degli effetti negativi su crescita delle esternalità negative del climate change a causa dei gas ad effetto serra già rilasciati, blanda mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e scarsa strategia di adattamento, che dipenderebbe da quanta energia, la cui produzione impatterà sul climate change, sarà possibile produrre in una nazione, rispetto ai fabbisogni effettivi per mitigare il clima negativo. La mitigazione climatica a livello territoriale, dati gli alti fabbisogni di qualche area della Terra, non sarà sufficiente ad evitare la terza guerra mondiale, a causa anche dei contrasti politico-economici e finanziari, di un contesto molto competitivo, in scarsità di materie e risorse, in alta sovrappopolazione, con impellenti necessità di migrazione. Scenario atteso, catastrofe ultravioletta. Prezzo del petrolio alto, scarso successo dello shale gas e shale oil, incidenza del climate change, carbon tax sui carburanti fossili, alto costo dei carburanti fossili, metano, carbone derivati del petrolio, norme anti-inquinamento per riscaldamento e blocchi traffico cittadino, graduale rimozione del consumo di auto in città con diffusione di bici e mezzi pubblici gratuiti, collasso del segmento city car a combustione interna, nessuna espansione del segmento city car a fuel cell, auto sempre più efficienti, crescita dei chilometri barra litro, diffusione delle auto ibride ed espansione graduale del segmento auto elettriche ad idrogeno.
forte crisi dei produttori d'auto e calo del PIL in Occidente per severa ristrutturazione industriale dell'IFE stile, appesantimento dei debiti pubblici sia per climate change, per crisi economica, in talune aree anche per cause di invecchiamento demografico, con inevitabili riflessi sul valore delle monete dei paesi e delle aree più indebitate, ulteriore causa di riduzione di approvvigionamento di materie prime. Energia, semilavorati eccetera. Domanda in espansione cinese e indiana soddisfatta con utilitari e ibride di dimensioni piccole, grandi e economie di scala e dimensione, esportazione nei paesi ricchi, accentuazione della crisi dei produttori d'auto storici, migliore efficientamento energetico di palazzi e case, lento sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte solare, calo dei consumi elettrici e di metano barra gas, calo di PIL delle importazioni nazionali del comparto energetico, senza rimozione nel soddisfacimento dei bisogni nella popolazione, consumi incontabilizzabili per autoproduzione ed autoconsumo, crescita rapida a causa della carbon tax delle tariffe aeree e navali, forte riduzione del traffico aereo e navale turistico e mercantile, riduzione della mobilità delle persone e delle merci a livello planetario, graduale nascita di squilibri economici e produttivi con scarsità di beni in vari continenti a causa della riduzione degli scambi internazionali, forte caduta del turismo di massa come risorsa per i paesi. Tranne il segmento turismo per ricchi, graduale perdita di importanza dei paesi produttori di petrolio barra energia fossile, crescita dell'importanza dei deserti, lotta tra monete nei vari nazioni e blocchi politico-economici per i saldi commerciali in scarsità di risorse, mantenimento del potere dei paesi petrolarabi e politiche di diversificazione finanziaria potrebbero favorire nuovi equilibri rispetto a quelli attuali nel commercio estero, graduale emersione di Australia e Sudafrica e fascia sahariana assieme alla penisola araba, come esportatori d'energia verde, Sahara controllato dal blocco OTAN e scontro per migrazione subsahariana a nord-est, mitigazione degli effetti negativi su crescita delle esternalità negative del climate change a causa dei gas ad effetto serra già rilasciati, strategia di adattamento, che dipenderebbe da quanta energia sarà possibile produrre in una nazione, rispetto ai fabbisogni effettivi per mitigare gli effetti climatici negativi, la mitigazione climatica a livello territoriale dati gli alti fabbisogni di qualche area della Terra. Potrebbe non essere sufficiente ad evitare la terza guerra mondiale, a causa anche dei contrasti politico-economici e finanziari, di un contesto molto competitivo con scarsità di materie e risorse, in alta sovrappopolazione con impellenti necessità di migrazione. Roger that. Scenario ottimista, efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, prezzo del petrolio altissimo, nessun successo dello shale gas e shale oil, incidenza del climate change, rapido abbandono dei carburanti fossili, rapida conversione dei paesi di tutto il mondo verso la produzione e consumo di idrogeno, rottamazione di tutte le auto a combustione interna e sostituzione con fuel cell per percorsi extraurbani, nascita di kit per la conversione a fuel cell di auto, collasso della produzione di auto nel mondo, crisi dei settori assicurativi RCA auto per minore raccolta, crisi economica e flessione del PIL, parzialmente compensata dagli investimenti energetici nel solare termodinamico e superconduttori per politiche di conversione e appesantimento dei debiti pubblici degli stati più ricchi anche a causa, in Europa, dell'invecchiamento della popolazione, dei danni del climate change e della forte caduta del PIL, inevitabili ripercussioni sul valore delle monete sia nella circolazione interna sia nei cambi con monete estere, caduta dei consumi elettrici per abbandono dei carburanti fossili e successiva crisi economica, caduta dei consumi voluttuari, collasso settore informatica e cellulari e segmento elettrodomestici, impatti negativi sull'audience di tutti i media, disordini pubblici e tumulti, abolizione del traffico urbano, massificazione dei consumi pubblici di metropolitane, basi elettrici, biciclette, tricicli oppure mobilità a piedi, abbandono del traffico merci su gomma, sostituzione con traffico merci su rotaia, inutilità degli investimenti pubblici in superstrade, strade rispetto a ferrovie, metropolitane rispetto a smart grid con elettrodotti con superconduttori, migliore efficientamento energetico di palazzi e case, rapido sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte solare, calo dei consumi elettrici e di metano barra gas, calo di PIL nazionale del comparto energetico senza rimozione nel soddisfacimento dei bisogni primari nella popolazione, consumi incontabilizzabili per autoproduzione ed autoconsumo,
crescita rapida a causa della carbon tax, delle tariffe aeree e navali, forte riduzione del traffico aereo civile, forte caduta del turismo aeronavale e trasporto merci, riduzione della mobilità delle persone e delle merci a livello planetario, graduale nascita di squilibri economici e produttivi con scarsità di beni in vari continenti a causa della riduzione degli scambi internazionali, marginalizzazione del turismo come risorsa. Tranne il segmento turismo per ricchi, rapida perdita di importanza dei paesi produttori di petrolio barra energia fossile, crescita esponenziale dell'importanza della capacità di produrre brevetti e conoscenza ed implementazione tecnologica, che evita la necessità di importazione di materie e risorse e riduca sensibilmente la finanziarizzazione del problema, non innescando guerre valutarie mondiali con punti di equilibrio sul commercio estero, che siano contrastanti crescita dell'importanza dei deserti, rapida emersione di Australia e Sudafrica e delle loro monete, crescita esponenziale di importanza della fascia sahariana assieme alla penisola araba, come esportatori d'energia verde, Sahara controllato dal blocco OTAN, mitigazione degli effetti negativi su crescita delle esternalità negative del climate change a causa dei gas ad effetto serra già rilasciati, strategia di adattamento, che dipende da quanta energia sarà possibile produrre in una nazione, rispetto ai fabbisogni effettivi per mitigare gli effetti climatici negativi, la mitigazione climatica a livello territoriale, che passa anche dalla vendita di territori nazionali. Cambiando la distribuzione delle risorse in Asia, considerando un'innovazione tecnologica condivisa senza royalties, potrebbe essere sufficiente ad evitare la terza guerra mondiale, con l'eccezione dei continenti che non avessero mitigato la propria bomba demografica.